7.50 c'è questa S sinistra-destra che potrebbe essere molto molto impegnativa e pericolosa. Già superato il cartello dell'ultimo chilometro con Oscar Gatto della Cannondale che in prima posizione ha fatto per ora un gran lavoro, però si è inserito Aisel nel mezzo del treno della Cannondale. Tanto indietro Marcel Kittel, ancora abbiamo già superato l'ultimo chilometro, nelle prime posizioni Ben Swift, anche Davide Apollonio. C'è anche Nizzolo con Felline. Marcel Kittel, abbiamo visto la ruota di Nasser Boani, ecco lanciato lo sprint. Davide Ratto nelle prime posizioni, in prima posizione quando siamo entrati nella S finale. Eccola qua la S nei pressi della National Gallery con Elia Viviani che però esce in buona posizione con Edoardo Bossonaghe nelle prime posizioni. Poi c'è Viviani con Ben Swift, prova adesso a partire Marcel Kittel che però è rimasto chiuso, è indietro, molto indietro con Elia Viviani. Ben vediamo Swift. Se Elia Viviani con Swift è un testa a testa. Attenzione, arriva anche Kittel. Kittel! Testa a testa Kittel, Swift, ma forse ancora Kittel. Ancora Kittel, guardate, a 50 metri, 50 metri, guardate era dov'è quinto. Ancora. Era ancora quinto con qualche bicicletta di ritardo. Beh, eccezionale questa vittoria davvero di Marcel. Passamento per Ferrari che termina in settima posizione, nono Giacomo Nizzolo, questo per quanto riguarda gli italiani nella top ten. Eccolo qui l'immagine, Edoardo Bossonaghe esce in testa dalla curva, dalla S ai 500 metri dall'arrivo per lanciare lo sprint di qua Ben Swift. Non ne aveva più Viviani perché si rimette in scia di Ben Swift che vede